Tutte, le seguiremo tutte. Ci siamo presi l'impegno insieme ad ANAS di arrivare in fondo al lavoro entro la fine del 2013, di chiudere tutti i cantieri, di ridurre o eliminare gli disagi ai cittadini e di dimostrare che quest'opera simbolica può rispettare le scadenze che si è data. Voi sapete che la realizzazione della nuova Salerno-Reggio Calabria è particolare in quanto richiede di lavorare in presenza di traffico, quindi dobbiamo aprire per tratti successivi. Oggi apriamo una nuova carreggiata intera per 9 km, questo ci consente di trasferire tutto il traffico sulla nuova carreggiata e di completare la seconda parte del lotto, la seconda carreggiata, quindi il tutto con l'obiettivo per questo macro lotto tra Gioia e Scilla di aprirlo per il prossimo esodo, quindi per il prossimo esodo tutto il traffico sarà sulla nuova autostrada. La riapertura definitiva di tutto il tratto entro il 31 dicembre del 2013 sarà sicuramente un obiettivo che libererà questa terra da una situazione di grande emarginazione vissuta. Il ponte sullo Stretto è un peccato, certo che è un peccato non realizzarlo, l'ho detto sempre, ho lavorato a lungo per realizzare questo progetto, sono successi fatti straordinari, siamo incappati nella più grande crisi finanziaria che si ricorda dalla grande depressione degli anni 30, forse un giorno ci accorgeremo che questa è perfino più impegnativa. Il governo ha dovuto rivedere il suo ordine di priorità e quindi cancellare i finanziamenti in precedenza previsti per legge. Noi siamo uno strumento del governo e quindi non possiamo che prendere atto di questa decisione e speriamo che il grande lavoro fatto, che ha coinvolto il mondo scientifico a livello mondiale, non vada sprecato. Il ponte per noi continua ad essere un altro grande obiettivo. Adesso vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e come potremo recuperare anche questo tipo di interesse che noi abbiamo più volte manifestato. Pensate cosa può significare oggi l'idea di un investimento di un ponte così importante che creerebbe migliaia e migliaia di posti di lavoro, movimenterebbe le attività imprenditoriali sul territorio. Questo è stato un colpo mortale alla Calabria. Noi oggi tagliamo un traguardo molto importante e molto significativo. Insieme ai capofila della provincia di Reggio Calabria sigliamo l'accordo di programmazione negoziata attraverso il quale si arriva meglio oggi alla realizzazione, all'inizio della realizzazione dei PISL. Noi abbiamo finanziato con l'amministrazione regionale guidata dal presidente Scopelliti per Reggio Calabria e la sua provincia più di 88 milioni di euro, investendo in interventi che potranno cambiare il volto dell'offerta turistica, intervenendo sia sulla fascia ionica, su quella tirrenica e anche in Aspromonte. Per il comparto turistico in totale abbiamo stanziato 42 milioni di euro. Poi ci sono interventi sui sistemi produttivi per renderli più competitivi, e interventi per il miglioramento e la valorizzazione dei borghi di eccellenza e progettualità che riguardano il miglioramento della qualità della vita e anche il miglioramento della viabilità interna.